Siamo con Giuseppe Prestia, una spina nel fianco nella difesa del Marineo. Un ottimo giocatore, grandi azioni, grande velocità. Si è visto un Canicattì capace di perforare la difesa del Marineo e soprattutto capace di ripartenze micidiali, grazie anche a te. Come l'hai vista questa partita? Allora, all'inizio siamo partiti un po' in affanno, non riusciamo a trovare le giocate giuste. Dopo i primi 15 minuti abbiamo trovato il gol e siamo riusciti a giocare come sappiamo noi. Comunque è una squadra tutta giovane, però abbiamo molta qualità e soprattutto nelle ripartenze, avendo molta gente veloce, riusciamo a farle davvero bene. Poi abbiamo trovato il raddoppio e la partita poi è stata in discesa. Nel secondo tempo, se proprio dobbiamo trovare un difetto, si è visto un Canicattì tirare il remo in barca e questo però ha consentito al Marineo di proiettarsi in avanti e non è successo nulla, ma poteva succedere. Sì, questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Intanto è la prima partita, quindi a livello atletico ancora non stiamo benissimo. Loro si sono buttati avanti, quindi ti sei abbassato, pur non volendo ti sei abbassato, però l'unica cosa positiva è che comunque abbiamo difeso bene e poi in contropiede abbiamo avuto le possibilità per chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Però l'importante era portare questa vittoria a casa e partire bene. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Siamo con Corrado Montalbano, oggi uno dei migliori in campo, se non il migliore. Una bella squadra, un'ottima organizzazione di gioco, grande finalizzazione. Possiamo dire che questo Canicattì ha tutte le carte in regola per essere veramente un carro armato in questo girone? Allora, sicuramente oggi abbiamo fatto una grande prestazione. L'abbiamo preparata bene durante la settimana, abbiamo lavorato molto molto sulla fase conclusiva, visto che nelle ultime partite anche nella partita in casa abbiamo sprecato molto. Diciamo che oggi col sacrificio e con la mentalità giusta siamo venuti qui a vincere la partita meritatamente. Nel secondo tempo comunque avete tirato un po' il remo in barca lasciando l'iniziativa al Marineo, probabilmente per il risultato acquisito, no? No, sicuramente dobbiamo migliorare in questo, perché le partite vanno chiuse, anche se abbiamo avuto negli ultimi 10 minuti due occasioni per chiuderla definitivamente. Però a volte fuori casa bisogna pure sacrificarsi e mantenere la partita con due gol di scarto, va bene. Certo, se si chiude è anche meglio. Obiettivo finale in un campionato che sicuramente vi vedrà tra le squadre protagoniste. Dove può arrivare questa, secondo me, questa squadra, una corazzata che può far solo bene? Allora, sicuramente non abbiamo nulla da temere contro nessuno. Siamo una squadra organizzata, fatta di tanti giovani che hanno voglia di crescere e tutti lotteremo ogni partita per vincere. Poi a fine campionato tiriamo le somme. In bocca al lupo. Happy. Grazie. Siamo con Pippo Romano, allenatore di un Canicattì che oggi ha vinto meritatamente una gara giocata in maniera garibaldina nel primo tempo. Nel secondo tempo la squadra ha tirato un po' i remi in barca, probabilmente anche per un risultato acquisito. E allora, mister, come giudica la gara? Ma hai detto bene tu, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo sbloccato la partita, poi abbiamo fatto anche il raddoppio. Nel secondo tempo c'è stato questo calo di tensione, di concentrazione, anche nelle giocate abbiamo sprecato poi tantissimo, abbiamo sprecato poi nel finale 3-4 situazioni da gol e potevamo chiuderla in maniera più rotonda, però dobbiamo migliorare la gestione della palla perché abbiamo la qualità per farlo e quando troviamo questi campi dobbiamo giocare più la palla, però sono moderatamente soddisfatto sia del risultato che della prestazione. Si è vista una squadra da un punto di vista dell'organizzazione del gioco quasi perfetta, ottime individualità, e secondo lei, in vista di un campionato che sicuramente vi vedrà protagonista, dove ci sarà da lavorare? Ma l'obiettivo quest'anno insieme alla società è quello di programmare la stagione con un buon campionato e poi la prossima, sperando di avere il campo a disposizione a Canicattì, di tentare o quantomeno puntare a fare qualcosa di più importante. Quest'anno abbiamo allestito una squadra giovanissima, a parte due o tre elementi che ci danno un po' di esperienza, però abbiamo una squadra con ottime qualità, poi la squadra è sempre predisposta bene al lavoro, hanno grande voglia, motivazione. Sono contento perché possiamo sicuramente migliorare e fare qualcosa in più di quello che stiamo facendo fino adesso. In bocca al lupo. Vive il lupo. Siamo con mister Zappavigna, oggi una sconfitta che brucia soprattutto perché il Marineo, dal mio punto di vista, ha regalato il primo tempo completamente agli avversari e nel secondo tempo si è fatto di tutto per cercare di rimediare, però effettivamente non ci sono state azioni convincenti per il pareggio. Come leggi questa sconfitta?
Beh, assolutamente sono d'accordo, perché se il primo tiro in porta lo facciamo al 93esimo c'è qualcosa che dobbiamo analizzare. Venivamo da una settimana dove la partita del derby l'abbiamo persa malamente, soprattutto nel secondo tempo, quindi non c'è stata una reazione, non c'è stata cattiveria, non c'è stata concentrazione. Becchiamo di nuovo un gol sul rinvio del portiere, quindi mancavamo di concentrazione, e così il campionato diventa molto molto più difficile di come me l'aspettavo. Certo, pensare ad una vittoria contro il Canicattì, probabilmente magari si pensava ad un miraggio vista questa corazzata di questo girone, però il Marineo ha mostrato secondo me gravi lacune a centrocampo e probabilmente qualche lacuna anche in difesa, e si è protratto tutto per il primo tempo. Nel secondo tempo si è vista anche la sterilità offensiva. La domanda che le faccio è questa: si può ricorrere, si deve ricorrere secondo me a nuovi innesti? Siete pronti per entrare in gioco nel mercato oppure la squadra rimarrà così? Ma guardi, sicuramente questa è una domanda che è più da fare al direttore. Io tecnicamente posso dire che oggi ci sono quattro difensori fuori, sicuramente possibili quattro titolari, quindi sicuramente un reparto che in questo momento perde fuori delle pedine importanti, però questa non è una scusante, perché ripeto, il secondo gol lo mettiamo su un calcio d'angolo dove battiamo la rimessa dal fondo nostro, quindi stiamo parlando, forse o abbiamo peccato di presunzione o non abbiamo preso la partita per come doveva essere. Ho detto in settimana veniva un Canicattì che lo scorso campionato ha chiuso al secondo posto, allenata secondo me da un allenatore che è tra i migliori nella categoria e oltre, che gioca un buon calcio, e quindi c'erano tutti i presupposti per avere il massimo della concentrazione. Se questo non c'è stato, anche io devo fare degli esami, perché ci metto la faccia tranquillamente, quindi devo analizzare pure come ho lavorato durante la settimana. Inizia una settimana particolarmente allora complessa in vista della trasferta di domenica, e sicuramente cambierai qualcosa, ci sarà qualcosa da modellare, da modificare o no? Ma guarda, dietro possiamo fare soltanto delle prove, perché la gente che è fuori sicuramente non la recupereremo, quindi dobbiamo fare di necessità virtù e cercare di andare lì con una testa sicuramente diversa da quella che abbiamo messo in campo almeno oggi nel primo tempo, quindi questo è quello da cui dobbiamo ripartire, però la strada, se noi siamo questi, è molto molto dura ed è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità. Le tue sono parole abbastanza dure e oneste, si tratta di un campionato che già lancia un piccolo allarme e bisogna che la società lo recepisca. Dal tuo punto di vista, questa squadra oggi può reggere l'urto di un campionato d'eccellenza dove quest'anno abbiamo visto anche delle squadre molto ma molto attrezzate? Ma guarda, io ho la fortuna di lavorare per una società fatta veramente da persone per bene, gente che ama soprattutto la sua squadra, ama Marineo, vive questo campionato con entusiasmo, ed è un entusiasmo contagioso, quindi io credo molto e fortemente nella società, quindi la cosa che mi fa male è vedere prestazioni del genere alternate. Noi dobbiamo essere concentrati per 90 minuti, soprattutto per la gente che ci permette di disputare questo campionato. Poi alla fine dei 90 minuti più recupero dobbiamo essere, come dico sempre ai miei giocatori, soddisfatti della prestazione. Io penso che oggi su 13-14 elementi, compreso io perché ci metto sempre la faccia, dobbiamo passarci la mano sulla coscienza e chiederci se abbiamo dato tutto. In bocca al lupo. Crepe.